Ciao da Avsim! Manuel Locatelli e Caio Jorge Ramos sono due giocatori della Juventus molto felici di essere due giocatori della Juventus. Avranno la loro maglia, avranno il loro numero, ma avranno anche l'orgoglio, la contentezza di essere arrivati a raggiungere un obiettivo molto importante per la loro vita, per la loro carriera. È veramente appagante e entusiasmante per noi vedere questi ragazzi così felici di essere approdati alla Juventus e di vestire presto questa maglia. Locatelli, vabbè, lo sognava, come ha detto, da anni, ma da tantissimo, da quando era bambino. Caio Jorge forse da un po' meno, perché ovviamente provenendo dal Brasile la Juventus l'ha vista meno. Locatelli ci ha anche fatto gol anni fa, ci ha giocato contro tante volte e quindi sappiamo che desiderava tantissimo arrivare alla Juve, e questo suo forte, folle quasi, desiderio di diventare bianconero è stato un motore fondamentale per spingere questa lunghissima trattativa fino a destinazione. Manuel Locatelli, nuovo giocatore della Juventus, con le visite mediche che sono state svolte ieri 18 agosto e poi anche le firme con l'annuncio ufficiale. Ecco, rispetto a quello che vi avevo detto, viste le anticipazioni giornalistiche, c'è una correzione da fare, perché Locatelli non costerà 30 più 5 ma 25 più 12,5. 12,5 sono bonus, ma probabilmente solo una minima parte, difficilmente raggiungibile, forse 2 milioni e mezzo, diciamo che forse 10 milioni saranno bonus più o meno certi, che quindi la Juve quasi sicuramente andrà a versare nelle casse del Sassuolo, ma il tutto dopo la stagione 2022-2023, durante la quale all'intervenire di alcune, al verificarsi di alcune condizioni che dovrebbero essere un solo punto nel girone di ritorno, la Juventus si troverà a versare questi 25 milioni, pagabili però in tre esercizi. Come vi ho già spiegato, quello è un discorso di cassa. Per quanto riguarda invece l'ammortamento, si prende il costo del cartellino e lo si divide per gli anni di contratto. Locatelli finora, cioè o meglio ieri, ha firmato il suo contratto con la Juventus fino al 2023, perché è in prestito biennale gratuito, quindi bisognerà vedere poi che tipo di contratto firmerà dopo, dal 2023, per andare a dividere 25 milioni per gli anni rimanenti. Quindi da un lato dobbiamo dire grande operazione da parte della Juventus di andare a prendere questo giocatore ad una cifra consona, perché 25 milioni di parte fissa mi soddisfa, perché vi dicevo, secondo me Locatelli tanto vale. Poi sì, ci sono i bonus, però i bonus non li metti come costo del cartellino, quindi non vanno in quota d'ammortamento e quindi non vanno ad essere diciamo indicativi per la futura plusvalenza. Quindi se poi Locatelli lo devi vendere, non devi tenere conto dei bonus, ma devi tenere conto solo della parte fissa. Però abbiamo già detto che oltre al fatto che questa trattativa è durata troppo e che Locatelli arriva tardi rispetto alle necessità di Allegri, c'è appunto il discorso che quando andremo a riscattarlo lo avremo già da due stagioni, e se poi dopo altre due vogliamo venderlo, dobbiamo venderlo ad una cifra comunque piuttosto elevata per evitare la minusvalenza o per evitare una plusvalenza troppo bassa. Questo è il difetto di una formula come questa quando il giocatore lo acquisti. Il difetto invece di questa formula quando lo vendi, e quindi lato Sassuolo ma anche lato Juve per quanto riguarda Romero e per quanto riguarda Demiral, è che non vedi un euro per un paio d'anni, e poi, come nel caso Romero, la minusvalenza magari la fai lo stesso. Però mettiamoci tanta gioia per questi due acquisti, mettiamoci un po' di entusiasmo per quello che riusciamo a percepire. È chiaro che poi non ci dobbiamo forzare. Io ve l'ho detto, non sono tanto entusiasta per questi due giocatori, perché secondo me non alzano tanto il livello della rosa, però mi fa veramente tanto piacere vedere questi due ragazzi così felici di essere approdati alla Juventus. Però nella serata di ieri, a rovinare una giornata bella della Juventus, anzi una due giorni comunque intensa e anche divertente della Juventus tra Caio Jorge e Locatelli, è arrivato Gianluca Di Marzio a dirci che la Juventus negli ultimi giorni di mercato potrebbe vendere Weston McKennie. Quando Di Marzio dice la Juve non ritiene incedibile McKennie, sta dicendo qualcuno all'interno della Juve o qualcuno ben informato mi ha detto McKennie potrebbe partire. E queste voci, quando iniziano a circolare, servono proprio per sbloccare la situazione, servono alla Juventus per far sapere a potenziali acquirenti: guardate che se volete McKennie, noi lo cediamo. Perché la Juventus all'improvviso decide di cedere McKennie? Perché abbiamo tre esuberi in lista UEFA, e vi parlo di questo. Perché sì, tutto bello, siamo contenti che sono arrivati Caio Jorge e Locatelli, però bisogna fargli posto
nella lista UEFA, perché come sapete ci sono delle limitazioni, ci sono dei requisiti, dei paletti da rispettare. Per quanto riguarda McKennie, dobbiamo considerare che McKennie è stato riscattato adesso per circa 20 milioni, 18-20 milioni. Quindi anche se è stato acquistato a settembre, ad agosto scorso, è stato acquistato con la formula del prestito, con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo a determinate condizioni. Condizioni che si sono verificate molto presto, però a tutti gli effetti, a livello di iscrizione a bilancio, l'acquisto McKennie è di questa stagione. Quindi abbiamo questi 20 milioni che iniziano a pesare adesso, fino al 2025 che McKennie ha il suo contratto in scadenza, quindi dobbiamo dividere circa 20 milioni per 4 anni. La quota quindi di ammortamento annuale di McKennie è 5 milioni, ma fino ad ora, non è stata consumata nessuna di queste quote, perché abbiamo iniziato ad ammortizzarlo ora, il che significa che vendere ora McKennie significa venderlo ad almeno 20 milioni se lo vendi a titolo definitivo ora e non ci fai neanche plusvalenza, ma eviti solo la minusvalenza. Ragion per cui molto probabilmente, se davvero McKennie dovesse essere ceduto, sarà ceduto anche lui come Demiral, con la formula del prestito probabilmente biennale, con un riscatto obbligatorio già fissato ad una cifra anche intorno ai 20 milioni, perché tra 2 anni con 20 milioni ne fai 10 di plusvalenza. Questo è il discorso, quindi comunque ci vai a guadagnare qualche cosa. Ora vedo tanti che si stanno strappando i capelli, beati voi che ce li avete, però magari teneteveli, perché non si sa mai, per il fatto che McKennie potrebbe andare via. Io non sono di questo avviso, nel senso che McKennie è un buon centrocampista, è un buon giocatore, ci sta simpatico, è anche uomo immagine della Juve. Se aprite l'app della Juventus, in queste settimane vi esce McKennie che fa girare il pallone con la nuova maglia. Ultimamente l'abbiamo visto anche poco nelle foto degli allenamenti, come abbiamo visto poco Ronaldo, e queste poi sono anche un po' segnali. Il discorso però è che dobbiamo guardare alla praticità, deve uscire qualcuno, e dobbiamo allora adesso parlare di liste, e qualcuno che deve uscire deve essere qualcuno che non sia necessariamente titolare, e qualcuno che non sia doloroso. Ma uscire non significa necessariamente cedere, non significa necessariamente vendere, attenzione. Abbiamo 3 esuberi solo per la lista UEFA e non per la lista FIGC, per la lista Serie A. Può anche trattarsi di giocatori che restano ma non vanno nella lista, cioè vengono esclusi, come è successo ad Emre Can, come è successo a Lichtsteiner, come è successo a Cuadrado quando si infortunò, come è successo a Chiellini. Quindi è un ragionamento tra tecnico e di programmazione legata al mercato che bisogna fare. Fatto sta che McKennie non può essere ceduto a titolo definitivo ora, perché quei soldi non te li dà nessuno, e può essere il sacrificio necessario nel momento in cui Ramsey è stato titolare in questo precampionato, perché è chiaro che l'altro centrocampista che pensi che se ne va è Ramsey, però Ramsey è stato titolare come regista. Ora è arrivato Locatelli, però io credo, anzi sicuramente, domenica Udine sarà Ramsey titolare davanti alla difesa, con Bentancur da una parte e Bernardeschi dall'altra, perché McKennie è squalificato e Rabiot e Arthur sono infortunati, e poi c'è Locatelli che però non ha fatto la preparazione con la Juve. In realtà si sta dicendo, ecco, va via McKennie perché torna Pjanic. Non è così. Può essere anche che la Juve fa questa scelta, ma poi Pjanic torna per non andare in lista UEFA, per essere comunque in qualche modo un esubero. Parliamo allora delle liste, cerco di farvela chiara, breve e semplice. La lista è da 25 elementi per la FIGC, cioè per la Serie A, che poi riguarda anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ed è da 25 elementi anche per la UEFA. Champions League, Europa League, a noi interessa per la Champions naturalmente. I requisiti però sono diversi, cioè in questi 25, sia per la Serie A che per la Champions, ce ne devono essere almeno 4 ATP, cioè cresciuti nella federazione, tra la stagione in cui hanno compiuto 15 anni e la stagione in cui ne hanno compiuti 21, devono essere stati registrati per qualunque club di quella federazione per almeno 3 stagioni o 36 mesi, anche non consecutivi. Per la Serie A si tiene conto anche dei periodi in prestito, cioè sei tesserato Juve, vai in prestito, sei comunque CTP. Per esempio Spinazzola era ed è CTP per la Juve per la Serie A, nonostante non abbia mai giocato per la Juve tra i 15 e i 21 anni. 4, quindi 4 devono essere ATP, 4 devono essere CTP, infatti adesso mi ero già addentrato nel discorso CTP, cioè cresciuti nel club e non nella federazione. In entrambi i casi si tiene conto per la Serie A anche degli anni in prestito, per la UEFA no. Quindi per esempio Rugani attualmente è CTP per la Serie A, ma non lo è ai fini della UEFA.
Oltre a questi 4 ATP e questi 4 CTP, per la Serie A c'è una lista Under 22 che per quest'anno ricomprende tutti i giocatori nati dopo il 1 gennaio 99, quindi per esempio c'è De Ligt, non c'è più McKennie appunto, che l'anno scorso c'era, c'è ancora Kulusevski e non c'è per esempio Locatelli, e questi Under 22 non hanno nessun tipo di limitazione, quindi Caio Jorge per esempio quest'anno va in lista Under 22 per la Juventus, anche se è appena arrivato. Mentre nella lista UEFA, intanto la lista è Under 21, quindi tutti quelli nati dopo il 1 gennaio 2000, non 99, ma soprattutto devono essere già registrati per la società che li presenta da almeno 2 stagioni, quindi Caio Jorge non va in Under 21, Kulusevski non va in Under 21 e non ci andrà mai, perché l'anno prossimo non sarà Under 21, ma sarà stato registrato per 2 anni, quindi Kulusevski sfugge, anche a Bentancur è capitata la stessa cosa, l'anno in cui poteva andare in Under 21 non era più Under 21 per la lista UEFA. Perché è importante avere degli Under 22 o degli Under 21? Perché sono liberi, cioè ci sono dei requisiti, però nel momento in cui integri quei requisiti puoi aggiungerne quanti ne vuoi a questa lista, quindi vai a superare potenzialmente i 25 e di conseguenza puoi sfruttare più giocatori. Se ce li hai, se hai giocatori che integrano questi requisiti. Questi quindi sono i livelli delle liste, sono gli ATP, i CTP, Under 22 per la Serie A e Under 21 con questi requisiti per la Champions. Gli altri possono anche non essere ATP, non essere CTP e non essere Under 22 o Under 21. Occupano a quel punto uno slot, fino ad arrivare a 25. Quindi diciamo che si dovrebbe trattare sostanzialmente di 17 più 8, e poi ci sono gli Under 22 e Under 21 finché ce ne hai, per arrivare quindi a 25 più altri. Ora, la situazione della Juventus è di 9 ATP, sia per la Serie A che per la Champions League, che sono Perin, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, De Sciglio, Locatelli, Chiesa, Bernardeschi e Dybala. Quindi superiamo, è chiaro che ne registriamo 4, gli altri 5 vengono registrati come giocatori free, ma insomma cambia poco, l'importante è arrivare a 4. Molto più importante è arrivare anche a 4 CTP, perché quello che ho dimenticato di dire è che quando non si arriva al minimo di 4 ATP, al minimo di 4 CTP, non si può arrivare a 25. Io per esempio ho 9 ATP e 3 CTP, non posso presentare una lista da 25 ma da 24, ho solo 2 CTP, 23, ho solo 1 CTP, 22 e il minimo praticamente è 21, cioè 21 più 4 CTP. È importante quindi avere i giocatori cresciuti nel vivaio perché ti alzano il numero di elementi effettivi nella lista. E quindi la Juve ha, ripeto, 9 ATP, 4 CTP per la Serie A che sono Pinsoglio, Rugani, Dragusin se resta, e poi il quarto è Fagioli, se resta, e invece sono solo 3 per la Champions League che sono Pinsoglio, Dragusin e Fagioli, perché Rugani non è CTP anche per la UEFA. Poi abbiamo 5 Under 22 in Serie A che sono De Ligt, come ho detto, De Winter, se viene preso in considerazione, Pellegrini, Kulusevski e Caio Jorge, perché anche se è appena arrivato può stare in lista Under 21, in lista Under 22, mentre per la Champions abbiamo un solo Under 21, solo uno, che è De Winter, che è totalmente marginale. Infatti De Winter dovrebbe restare, però per esempio già Dragusin dovrebbe andare in prestito, Filippo Ranocchia non lo considero proprio perché dovrebbe andare in prestito, anche Fagioli dovrebbe andare in prestito, Hansini con Lussi Caviglia, purtroppo ieri abbiamo appreso che si è dovuto operare di nuovo al menisco perché gli si è rotto, dove era già stato operato quando si era rotto il crociato a dicembre, poverino, speriamo che torni prestissimo, un grande abbraccio a lui, che è CTP per la Juve, quindi nelle liste entrerebbe senza occupare posto. E allora la situazione, concludendo, qual è? Che per la Serie A abbiamo quindi 23 giocatori che occupano spazio, che occupano un posto, più questi 5 Under 22, e quindi stiamo in abbondanza, abbiamo spazio, non dobbiamo eliminare nessuno nella lista Serie A, addirittura abbiamo ulteriori 2 posti, perché abbiamo almeno 4 ATP, abbiamo 4 CTP, quindi possiamo arrivare a 25, e ripeto, ne abbiamo 23 al momento, più 5 Under, per cui dovesse per esempio arrivare Pjanic per la Serie A può giocare tranquillamente. Il problema è per la Champions League, perché per la Champions League, avendo solo 3 CTP e un solo Under 21, qui la situazione è molto peggiore, perché praticamente abbiamo 27 più 1, ma a 27 non ci possiamo arrivare, perché dobbiamo fermarci a 24 ed ecco i 3 esuberi. Quali sono questi 3 esuberi? Cioè chi sono i giocatori che non potranno andare in lista UEFA?
Per i tre portieri non si discute perché quelli sono. Io farei anche un ragionamento, magari fuori Perin dalla lista Champions, e portiamo ogni volta un giovane che può entrare come under 21, cioè per esempio Garofani, però, oppure Franco Israel. E però poi se Szczęsny non può giocare, chi gioca? Pinsoglio? È un po' un rischio, quindi non si farà questa scelta. E allora devi andare a togliere tre elementi da difesa, centrocampo e attacco. Precisamente un difensore, un centrocampista e un attaccante. Tra i difensori centrali non puoi togliere nessuno perché già sono quattro, e più eventualmente De Winter che non occupa spazio. Tra i terzini invece ne abbiamo cinque, per cui sicuramente uno tra De Sciglio e Pellegrini non entrerà in lista UEFA. Probabilmente Pellegrini, a meno che non verrà addirittura ceduto, perché quando parliamo di superi parliamo di eccedenze rispetto alle liste, ma anche di giocatori che possono essere poi ceduti a tutti gli effetti. Per il centrocampo, ditemi voi, chi togliamo? Togliamo Arthur perché è infortunato e non sappiamo quando rientra? Togliamo Ramsey che intanto è titolare? O togliamo McKennie che magari nel frattempo viene proprio venduto? Una scelta dovrà essere fatta per forza, soprattutto adesso che è arrivato Locatelli. Per quanto riguarda l'attacco, io vedo Chiesa e non si tocca, Kulusevski e non si tocca, Dybala non si tocca, Morata non si tocca, Ronaldo se resta non si tocca, Caio Jorge è appena arrivato. Evidentemente dovrebbe andare fuori Bernardeschi, che però in realtà è un centrocampista, è molto duttile, sta giocando titolare, ha fatto anche un bel gol, Allegri ci crede tanto. Sarebbe una controtendenza mettere Bernardeschi fuori dalla lista UEFA. E allora torna vivo il discorso di Ronaldo. Ronaldo se ne va ci fa un favore. È vero che togli Ronaldo dalla lista Champions e quindi praticamente puoi anche non partecipare più, uno penserebbe. Però qualcuno deve uscire. Qualcuno deve uscire dall'attacco, uno deve uscire dal centrocampo, anche due, e uno deve uscire dalla difesa. Questa è la realtà dei fatti. Tre esuberi. Quindi il sacrificio, se sarà di McKennie, può essere funzionale anche a questo. Il sacrificio, se sarà di Pellegrini, nel senso che magari all'ultimo va via anche quest'anno, può essere funzionale anche a questo. Per quanto riguarda l'attacco è molto più difficile, ma la situazione di Ronaldo in questo senso va monitorata. Grazie per l'attenzione, spero di essere stato chiaro, ma breve di sicuro no, scusatemi, e ditemi nei commenti come la pensate, cioè fate un po' la lista, scegliete voi chi è che deve andare fuori dalla lista Champions, chi sono i tre nomi, mettete like a questo video se vi è piaciuto e se vi è risultato utile, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti e abbonatevi per tanti vantaggi speciali, tra cui le chat riservate sul mio server Discord, link in descrizione. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!